Buonasera Federico. Buonasera. Senta, che piatto mi ha portato? Questa è una crema di verdure con broccolo romano, patate viola, semi di lino e un giro di olio extravergine di oliva. Un'entratina per iniziare, per aprire la cena. Senta, ma come si gestisce la sala di un locale rinomato come questo, come Atman? Come si gestisce? Bella domanda. In primis bisogna avere molto occhio non solo per quanto riguarda il servizio, ma per quanto riguarda i dettagli. Il cliente che entra vuole sempre trovare tutto il più in ordine possibile, il più preciso possibile. E in seconda cosa bisogna avere sicuramente molta conoscenza della materia che consegniamo ogni giorno ai nostri clienti e conoscere molto bene quello che è la filosofia di chi lo prepara, quindi dello chef e di tutta la brigata della cucina, per poi abbinarci un buon servizio fatto nel migliore dei modi che si può, ma sicuramente non troppo formale, per far sentire il cliente accolto come se fosse nella nostra casa. Questa è la mia filosofia personale. Ecco, avere una cucina a vista come quella che c'ha dietro, Federico, è un punto di forza o può essere una difficoltà? Secondo me è un punto di forza, perché toglie praticamente la distanza che c'è tra il cliente e la cucina. Ripeto che è un po' come accogliere il cliente in casa nostra e farlo mangiare con noi nella nostra cucina. Ecco, si riesce a fare cucina innovativa in Toscana, in una delle culle della cucina? Io direi proprio di sì, perché c'è sempre di più l'accortezza della gente, del cliente, a cercare qualcosa di nuovo, ma non nuovo come materia, non nuovo come sapore, nuovo come tecnica, nuovo come conoscenza di quello che trova nel piatto. Perfetto, io la ringrazio Federico. Grazie. La lascio al suo lavoro per il momento e io mi lancio in questa cucina di Atman. Con molto piacere. Grazie, a dopo. Grazie.